Ciao popolo di movieplayer.it, io sono Gabriella e questa è Mistress of Horror, la nostra duplice rubrica a tema horror che trovate live ogni venerdì sul canale Twitch di movieplayer alle 17 e ogni due giovedì qui on demand su YouTube. Dopo una settimana di troppo di assenza siamo ritornati qui per parlare di un personaggio nato dalla penna di uno scrittore, divenuto poi film, che proprio quest'anno compie 30 anni e che nel 1992 ha vinto ben 5 premi Oscar, quelli principali che infatti l'hanno fatto diventare uno dei tre film record insieme a Cadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo. Inoltre è anche divenuto una serie TV. Di cosa sto parlando? Di chi sto parlando? Ma prima di andare oltre, iscrivetevi al canale di Movie Player, attivate la campanella se volete restare costantemente aggiornati su news, approfondimenti, recensioni, video original dal mondo del cinema e della serie TV. E adesso cominciamo! Chi è Hannibal Lecter? Comparso per la prima volta nel 1981 nel romanzo Red Dragon, da noi edito come Il delitto della terza luna di Thomas Harris, e divenuto protagonista della saga letteraria che si compone da altri tre libri pubblicati tra la fine degli anni 80 e l'inizio dei 2000, è un brillante medico-psichiatra, nonché uno dei criminologi più esperti al mondo. È un uomo intelligente, affascinante e gentile, sofisticato, dalla mente acuta e sveglia, una persona di enorme cultura e fascino, appassionato di pittura, musica classica e grandi classici della letteratura del passato, oltre ad essere un esperto cuoco dal naso e gusto sopraffino. Dimentico qualcosa? Ah sì, è anche un cannibale serial killer. All'interno dei romanzi sono 9 le vittime del dottor Lecter, più 2 sopravvissuti. Tutte hanno in comune una serie di elementi da bravo serial killer, ovvero la rievocazione post-mortem di opere d'arte e la mancanza di alcuni organi vitali, spesso esportati proprio per essere cucinati deliziosamente e poi serviti a sofisticate cene in compagnia. Sono stati 4 gli interpreti principali di Hannibal Lecter: Brian Cox in Manhunter nel 1986, Anthony Hopkins nel 1991 con il celebre Il silenzio degli innocenti e successivamente con i sequel Hannibal e Red Dragon, il giovanissimo francese Gaspard Ulliel nel film Le origini, appunto Hannibal, le origini del male nel 2007, ed infine sul piccolo schermo con la celebre serie TV di Brian Fuller abbiamo Matt Mikkelsen. Non c'è neanche bisogno di dirlo, per quanto Matt Mikkelsen ha un posto privilegiato nel mio cuore, ovviamente l'interpretazione più iconica resta quella di Anthony Hopkins. Non a caso è considerato il primo fra i 100 più grandi cattivi della storia del cinema, secondo l'American Film Institute. Il silenzio degli innocenti è un vero e proprio cult, nonché capolavoro senza tempo, una delle opere più riuscite del compianto Jonathan Demme, nonché una di quelle rare eccezioni in cui il film supera di gran lunga il libro. La pellicola porta sullo schermo non un grande serial killer, ma ben 2. Da una parte c'è la grande fascinazione da parte di Lecter, dal quale è impossibile non restare ipnotizzati, come infatti capiterà alla stessa Clarice, interpretata dalla stupenda e giovanissima Jodie Foster. Dall'altra parte c'è il male perverso, sofferto e oscuro di Buffalo Bill, a sua volta paziente dello stesso Hannibal Lecter. Lecter infatti, più che lavorare su traumi e su menti malate, amava lasciar defluire dai suoi pazienti le loro più perverse fantasie ed istinti brutali, creando dei veri e propri mostri, perversi tanto quanto il loro maestro. Ed ecco perché è così bravo a capirlo, e questo nel Silenzio degli Innocenti viene ben esplicato. Ci basta infatti uno sguardo, una scintilla vermiglia in quegli occhi scuri per capire quanto profonda sia la malvagità di Hannibal Lecter. Ma diciamocelo, in questo caso, il genio supera il mostro. E questo lo si scopre minuto per minuto, mettendo in bilico le convinzioni tanto dello spettatore quanto degli altri personaggi, in primis quelle di Clarice. Per quanti sequel siano sicuramente godibili e appassionanti, grazie anche a dei super cast, fra cui ricordiamo Gary Oldman, Ralph Fiennes, Edward Norton, nessuno è mai riuscito ad arrivare alla perfezione di un capolavoro come Il silenzio degli innocenti, che appunto proprio quest'anno ha compiuto 30 anni.
Ed infatti, qualche giorno fa, c'è stata una super reunion molto romantica e nostalgica con Anthony Hopkins e Jodie Foster. Capitolo a parte, invece, è da dedicare alla serie TV, dove, come già detto, Matt Mikkelsen è eccezionale. La perfetta reincarnazione di Hannibal è, ironicamente, l'unico con gli occhi veramente scuri come descritti da Thomas Harris. La cura del dettaglio e la bellezza di alcuni crimini resi delle vere e proprie opere d'arte è degna della fama di Brian Fuller, esteta ed ossessionato dalla cura del particolare. Peccato che Fuller è anche famoso per abbandonare i progetti prima di finirli. Star Trek e American Gods ne sanno qualcosa. La serie TV è una sorta di prequel sugli anni di grande fama di Lecter prima della cattura, esplorando il suo rapporto con l'investigatore William Graham, che, a differenza del libro, qui diviene amico del serial killer, instaurando una relazione morbosa e quasi amorosa. Peccato che il desiderio di mettere troppa carne sul fuoco e la costrizione a chiudere prima la serie l'hanno resa tutt'altro che perfetta. Passiamo brevemente alle origini di Hannibal Lecter come personaggio. Nasce in una famiglia aristocratica in Lituania poco prima della Seconda Guerra Mondiale, ma quando è bambino è costretto a fuggire insieme alla sorellina Misha. Tutte e due purtroppo cadranno vittime di un gruppo di collaboratori tedeschi lituani ed Hannibal, unico sopravvissuto, sarà costretto a vivere un trauma che lo cambierà per sempre. Gli anni di studio e di crescita si dividono invece fra la Francia e gli Stati Uniti, dove per la prima volta ucciderà, scoprendo il sapore del sangue, e da quel momento in poi non potrà più fermarsi. Hannibal si laurea in medicina, si specializza in psichiatria e diventa uno dei più grandi criminologhi al mondo. Questo grazie alla sua capacità di penetrare nella mente umana, soprattutto in quella di un serial killer. Questa abilità sappiamo sarà fondamentale in alcuni romanzi nonché libri come appunto Il silenzio degli innocenti e Red Dragon. Quali sono invece i punti di contatto con la realtà di Hannibal Lecter? Sì, perché Thomas Harris si è ispirato effettivamente a qualcuno per scrivere la figura dell'affascinante dottor Lecter. Per quanto sia facile credere che tutti i serial killer cannibali nel cinema e nelle serie TV siano ispirati alla figura terrificante del killer Ed Gein, non è il caso invece di Hannibal Lecter. Tra le diverse ispirazioni che hanno mosso Thomas Harris, la prima senza dubbio è quella dell'incontro col dottor Salazar. Conosciuto successivamente col nome di Alfredo Ballí Treviño, un fisico aristocratico messicano dalla spiccata intelligenza, carisma e fascino, che Harris incontra negli anni 60 durante la visita ad una prigione in Messico. Qui infatti Harris, negli anni in cui era reporter, doveva invece incontrare un altro serial killer, Dakin Simmons, e invece finisce con l'incontrare il dottor Salazar, che invece gli racconterà proprio di questo Simmons, esattamente come fa Lecter a Sterling. Questa conversazione fascinerà a tal punto Thomas Harris da mettere sulle basi effettivamente per il personaggio di Hannibal Lecter. Salazar era stato accusato di aver ucciso e mutilato un suo amico e successivamente gli vennero contestati anche un'altra serie di omicidi ai danni di alcuni autostoppisti. Questa serie di dettagli Harris invece li inserì all'interno di un altro suo personaggio, che è appunto quello di Buffalo Bill. Altra ispirazione invece per il personaggio di Lecter, che ci avvicina di più alla sua fama di grande cannibale, è quella con il serial killer americano Albert Fish, che ha agito sulla fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Fish si vantò di aver molestato oltre 400 bambini e di averne uccisi 100. Alla fine riuscirono a confermare solo 5 di questi omicidi. Fish torturava, massacrava e poi mangiava le sue vittime. Un'ulteriore ispirazione deriva proprio dalla nostra Italia, o meglio da Firenze. Infatti il romanzo Hannibal è ambientato a Firenze e in quegli anni Thomas Harris ha avuto modo di assistere al processo del mostro di Firenze, ovvero Pietro Pacciani. Tutto questo cosa ci dice? Cosa ci porta a dedurre? Che nonostante la grande fascinazione dei personaggi di Thomas Harris, che poi sono diventati popolari sul grande e sul piccolo schermo, in realtà, come sempre, supera sempre la fantasia. Ed anche questo episodio di Mistress of Horror finisce qui. Voi che rapporto avete col Dottor Lecter? Quali sono i vostri film preferiti? E siete stati dei fan della serie TV? Vi aspetto nei commenti. Mistress of Horror vi dà appuntamento venerdì alle 17 in live sul canale Twitch di Movie Player. Invece qui su YouTube ci vediamo come sempre fra 2 giovedì. Grazie per avermi seguito e alla prossima!